Ciao amici e benvenuti da DJ Mister Quindi. Eccoli qui, belli esposti i prodotti che andremo a confrontare oggi. Prima voglio fare una piccola premessa, perché chi mi conosce lo sa, ma chi arriverà in questo video, noi tocchiamo brand molto conosciuti, ma abbiamo scoperto insieme, e questo è uno spunto per ringraziarvi tutti, questo Wuking, brand che sicuramente era sconosciuto fino a qualche mese fa, rimaneva nell'anonimato. Questa è la versione di 8 mini, ma quello che ha stravolto il mercato degli speaker Bluetooth lo trovate qui. E allora ringrazio l'utente che mi ha segnalato questo dispositivo di oggi, ritrovate il commento qui sotto, ma soprattutto quello che me l'ha fatto portare davanti alla telecamera è stato il prezzo, 29,99 euro, e magari a dichiararlo come l'ennesimo Best Buy che abbiamo fatto insieme. Ma bando alle chiacchiere, sigla! Questo speaker probabilmente è destinato a un mercato straniero, e anche se io l'ho trovato su Amazon Italia, perché all'interno della confezione c'è un adattatore inglese. Parlando invece di dimensioni, me l'aspettavo più piccolo, dalle foto non avevo avuto l'impressione di essere così grande. Aiuta tanto lo spessore minimo, è in una sorta di alluminio, mostra una particolare robustezza, anche un design veramente molto minimale, anche questa colorazione nera, mi sembra che ci sia ancora una colorazione bianca. Non mi piace, a dir la verità, questa retina in nylon, perché praticamente flette, è uno strato sottile, si arriva quasi a toccare i driver interni. Certo, questo non è uno speaker portatile, non ha nessuna impermeabilità o resistenza, però nel complesso, visto anche il peso comunque abbondante, si riesce a trasportare con estrema semplicità. Questi tasti touch mi piacciono, sono retroilluminati, però hanno dei piccoli difettucci, e soprattutto l'effetto 3D che andremo a vedere, ad ascoltare nella video recensione audio, non è particolarmente sensibile. Già meglio quelli per andare avanti e indietro in base alla pressione che emettiamo, oppure per alzare, abbassare il volume. Apprezzo che ci sia l'NFC e funziona anche bene, abbastanza velocemente. E poi ho gradito che la Powerhead, il loghino, abbia una colorazione alterna, anche per indicarci la fase del Bluetooth, se collegato in fase di pairing, blu e rosso. Purtroppo questi LED non si spengono, ma rimangono accesi, questo va ad inficiare la durata della batteria, che toccheremo tra poco. C'è anche un forellino proprio su questa console liscia superiore, che contiene un microfono non particolarmente di qualità. Trovo comodo invece sulla parte posteriore un tastino a switch, quindi fisico, per on off, così abbiamo sempre la certezza di averlo acceso e spento. C'è l'ingresso sempre gradito jack e un ingresso purtroppo, ahimè, proprietario. Quindi questo speaker, già non votato alla portabilità, limita ulteriormente, proprio perché per ricaricare la batteria interna abbiamo bisogno del suo alimentatore proprietario. Ma gli aspetti che secondo me rendono prestazionale uno speaker sono anche quelli del Bluetooth integrato e della batteria, oltre dei driver sonori integrati. Un Bluetooth di tipo 4.0, effettivamente un po' datato, c'è un po' di latenza guardando dei film o dei video, però non è così evidente, diciamo sopportabile. Poi al prezzo, vabbè, ma questo è un altro discorso. E poi la batteria si ricarica velocemente col suo alimentatore proprietario, però la nota dolente di questo dispositivo purtroppo è proprio l'autonomia, perché già la Powerhead dichiara un'autonomia non proprio eccelsa, però all'atto pratico io a volumi medio-alti ci ho fatto soltanto 4 ore. Quindi la soluzione proprio per definitiva, per determinare che questo speaker va più dentro casa che in portabilità, la portabilità è solo un qualcosa in più utilizzabile in caso di emergenza, è proprio l'autonomia ridotta, e quindi l'alimentatore, almeno nei miei utilizzi, è stato sempre in ricarica. Ed infine la parte
che tutti aspettano nelle mie video recensioni, i confronti e la qualità sonora. Qui ci sono 4 driver divisi da 10 watt ognuno, 2 radiatori passivi contrapposti, 2 membrane per i bassi e poi l'effetto 3D che promette un'espansione del suono quando attivato, che triplica, quadriplica, oltre che la potenza sonora, anche l'apertura del suono. Ma bando alle chiacchiere, come sempre, cuffie o un paio di auricolari alla peggio nelle vostre orecchie e ci andiamo a sentire questo confronto. Come sempre, qui sotto vi ringrazio per il like, iscrizione, condivisione e, se vi va, sempre i link aggiornati Amazon. E siamo giunti alle conclusioni. Togliamo questo scatolone importante, così come lo speaker. Allora, senza entrare nell'analisi, la faccio velocemente perché per ogni speaker potrei andare a vedere la recensione completa di valutazione. Per mio modo di vedere, il JBL, pur avendo un volume minore, rimane il più equilibrato, il più corretto dei tre, sbava poco, tra virgolette, parola brutta, però insomma esce poco fuori le righe in ogni genere musicale. Il V-King di 8 mini dei tre è quello che ha più volume, più apertura del suono, è particolarmente dettagliato sui medi, però diciamo perde nella pulizia degli alti. Lui invece, per quanto riguarda gli alti, sono rimasto veramente soddisfatto, è più pulito di tutti e tre, è quello che riesce a farvi sentire con più precisione, però è molto bassoso. Bassoso potrebbe significare anche un aspetto positivo, e forse lo è, perché effettivamente ha un basso, ha una bella corposità del basso, purtroppo però manca della parte mediosa. Mi spiego, è sempre particolarmente ovattata, predominata dai bassi, non c'è particolarmente brillantezza, come dico sempre, sul vocale. Peccato, perché gli alti sono davvero belli, vivi, e questa modalità 3D diciamo che va a alzare un po' tutto lo spettro sonoro, però non dà sinceramente quell'immersione, nonostante i driver siano collocati in un modo particolare, che sinceramente era decantata e mi aspettavo. Tuttavia devo dire che per 29,99 euro questi difetti importanti, palesi, mi fanno quasi chiudere tutti e due gli occhi, perché a questo prezzo comunque c'è un dispositivo che dà uno step di volume importante, ma anche una qualità sonora tutto sommato per il prezzo valutabile. Certo non è il best buy che mi aspettavo, ma come sempre lascio a voi le vostre valutazioni qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se siete d'accordo o meno con me, facciamo sempre una discussione costruttiva. E qui vi lascio la pagella del prodotto di oggi. Noi DJ Mister Quindi ci vediamo come sempre presto.